Grazie Davide. Adesso un breve compendio a quanto ha detto Davide, alla materia di Davide, da parte del professor Emilio Del Bentis, che voi tutti conoscete, professore di storia dell'arte alla nostra Accademia d'Arte. Buonasera a tutti, a questo pubblico così numeroso. Ringrazio anche per l'onore di far parte di questo tavolo preparatorio di questa festa di Perugia 1416 che, devo dire, mi vede con entusiasmo, pur nonostante le mie limitate capacità, nel senso, nella conoscenza, ad esempio, della storia delle feste tradizionali, che non è certamente il mio campo. Però ho scoperto, non solo lavorando con gli amici, con l'assessorato, ho scoperto che cosa? Che da argomenti che magari possono sembrare lontani di per lì, è possibile invece ricavare stimoli straordinari. E spero che questi stimoli straordinari che ho avuto modo di provare io siano davvero poi patrimonio di tutti, perché, come diceva Davide Andrea, che ringrazio anche per avermi citato, ma insomma non c'era bisogno, davvero sei stato molto, molto carino. L'appartenenza, purché non diventi identità rigida, che è una parola secondo me un po' pericolosa, sono nel caso di parlarne perché ho visto i tempi che viviamo, però bisogna un po' pensarci a questo. L'appartenenza è una cosa molto bella, è qualcosa che per l'appunto può riempire la nostra consapevolezza di essere figli di questa città, di questa Italia però anche, di questa Europa, di significati migliori, di buone pratiche, diciamo così. Allora, nel mio brevissimo intervento toccherò due minimi punti. Da una parte la mia appartenenza a un'istituzione prestigiosa in cui io mi onoro di essere insegnante e di prestare il mio lavoro quotidiano, che è l'Accademia di Belle Arti di Perugia, Pietro Vannucci. E ho già avuto modo di parlare con i colleghi, con il mio direttore, di possibili sviluppi, diciamo, di lavoro per i nostri ragazzi, soprattutto, perché non tanto per noi. E devo dire che il nostro direttore, qui mi permetto di salutarlo con un affetto particolare perché ieri è stato colpito da un grave lutto, e ricordare insieme a Paolo Velardi, anche colui il quale è stato per oltre 40 anni ingegnere capo di Perugia, che è Mario Velardi, che io vi farò sapere. E devo dire che appunto il direttore, come tanti miei colleghi, gli stessi ragazzi, vedono questa iniziativa come una ulteriore palestra diciamo così, per la loro possibilità di esprimere per l'appunto una loro dote, che è quella di creare forme, di lavorare sull'immagine, eccetera. Questo è molto bello. E nel senso di quello che diceva prima l'assessore Teresa Severini, che eventi come questo possono davvero allargare in tanti campi, non solamente il nostro didattico, sia chiaro, nei campi che ha anche ricordato Davide Andrea Orsini, tantissime modalità positive. Il secondo riguarda un po' le carte, anche se devo dire che in questa sede preliminare ha già detto moltissimo Davide Andrea, quello che qui in questa sede è sufficiente, perché non siamo in un convento. C'è quell'immagine iniziale, lui ha preso la carta dell'Hugenberg, e ha fatto vedere giustamente questa pianta stellare molto bella, no? Che è a Perugia. Penso che molti, anzi tutti, non vorrei mancare di rispetto a nessuno, sappiano che questa realtà strutturale colpì moltissimo Leon Battista Alberti, che paragonava Perugia alla forma di Romano, con i borghi che facevano parte, come dire, di questo sistema morfologico, orografico che la città di Perugia possiede. È un'immagine forse inesatta, però piena di fascino, no? Alberti, uno dei grandi intellettuali del nostro Rinascimento, uno dei fari di quella cultura che ambiremmo essere cultura vera perché va al di là dello schema medioevo, Rinascimento, Barocco, è cultura, appunto. Così io vedrei anche questa festa, che spero che sia per tutti i cittadini, per tutti i perugini, per tutti quelli che verranno qui, spero tanti, da fuori Perugia. È una festa per la città di Perugia intesa in un senso ampio. Oltre a questo,
ecco, queste carte hanno una storia. Io devo anche ringraziare Sergio Occhilupo, sempre dove l'avevo visto prima, che molto gentilmente mi ha fornito queste ultime versioni con i confini comunali che io non avevo, comunali, scusatemi, rionali, no, del contato, ho sbagliato a parlare, e che danno un'ulteriore idea, perché queste carte, intanto quando sono nate, sono in relazione con un manoscritto mai pubblicato a Perugia, opera di Annibale Mariotti, altra figura determinante, no, nella nostra città, legato a quel Settecento illuminista che ha avuto in lui una grande figura, studioso di storia locale, che ha scritto memorie ramificatissime, per di più annotate dal Belforti, che è un altro studioso, e per cui i manoscritti Belforti e Mariotti sono molto difficili anche poi da leggere. Per nostra fortuna però, nel primo Ottocento, intorno al 1215 più o meno, Francesco Cacciavillani, che non era un grande intellettuale come originalità, però era molto diligente, copiò i manoscritti del Mariotti, morto da pochi anni, e dotò questo, in un'altra copia quindi, questo libro manoscritto sulla storia di Perugia del Contado del Mariotti, di carte che sono per l'appunto quelle di cui stiamo parlando, quindi con una preziosa per noi documentazione relativa appunto alle immagini che noi possiamo vedere fisicamente del contado, della città, dei vari contadi. Dove sono conservate? Beh, gli originali sono all'archivio di San Pietro. Anche questo, sembra una piccola cosa, sto per concludere, non voglio sottrarre spazio ai miei colleghi. È bello, no? Perché vuol dire, ovviamente si fa sempre questo, però questo è stato uno stimolo nato dal Perugia 1416. Sono andato a vedermi queste carte dal vero, ho scoperto che una purtroppo è mancante, perché è stata rubata chissà quando. Per fortuna però l'altra grande istituzione, diciamo così, bibliotecaria, la nostra meravigliosa Biblioteca Augusta, in tempi precedenti aveva provveduto a fare delle fotografie, non fotocopie, di tutte e cinque, per cui anche quella che è perduta ce l'abbiamo. Mi pare che sia Sant'Angelo, posso sbagliarmi, potrei prendere una topica, nel caso mi perdonerete. Quindi noi abbiamo questa documentazione che è preziosa per quello che ci ha detto Davide, cioè noi scopriamo che il Mariotti si rifaceva a un'idea di contado che era quello esteso di quando Perugia comune, come prima ci diceva in maniera splendida, devo dire, Franti Lannuccerelli, comune del 300, c'è tanto la massima espansione, il che non toglie peso poi quello che diventa del 400 con Braccio. Ecco, nel 300 Perugia arrivava al Chiugi, no? Ad esempio. Quindi noi immaginiamo attraverso queste carte questa estensione, oppure, appunto prima si parlava del Trasimeno, oppure San Pietro, tutto il patrimonio dell'abbazia potentissima, benedettina di San Pietro, che arrivava per l'appunto oltre, quasi a Todi di fatto, quasi a Todi. In queste carte è possibile vederlo, il Mariotti traduce in qualche modo questo. Forse non ho limite che anche nel 700, io devo indagare un po', erano ancora attivi, questo non lo so ancora bene, però sono comunque stimoli meravigliosi, bellissimi. Io non voglio rubare altro tempo, perché so bene che mi pare Giovanni Pedalcini, non so chi è in scaletta, quindi che sia davvero una festa, che la sia per tutti, veramente, con l'amore. Io non sono perugino, ma vivo qui da 40 anni e ormai è mia questa città. Grazie.